Ciao a tutti ragazzi, questo è il mio secondo video e ho deciso di pubblicarlo, diciamo, abbastanza velocemente, anche perché la settimana prossima devo assolutamente cominciare a studiare qualcosa. Questo video parla della mia seconda passione più importante, che è quella dei fumetti. È una passione, diciamo, cresciuta pian piano nel corso del tempo e che ha avuto un proprio valvola di sfogo questo Natale, quando nella noia ho deciso di rispolverare un vecchio volume di Spider-Man che avevo, per poi scoprire che si trattava del primo volume, o comunque dell'insieme, diciamo della prima parte della serie Ultimate Spider-Man, serie parallela a quella di Amazing Spider-Man e dell'universo classico. Qui ho il primo volume, che se andate a cercare su Wikipedia è proprio quello che vi ho mostrato. Che dire, poi non avendo un luogo dove comprarli qui nella mia città, sono riuscito a trovare un sito dove vi è tutta la prima, diciamo, edizione, ecco. E quindi magari vi lascio il link in descrizione se volete farlo, comunque non è illegale, credo di no, quindi insomma, e niente, che dire su questa serie? Beh, innanzitutto dovrebbe sentirsi una specie di sottofondo, l'ho messo per una playlist, l'ho messa, diciamo, per rendere più nudo il video e cercherò di essere più compatto nel parlare. Che cos'è Ultimate Spider-Man? Una versione più giovanile e moderna della serie dell'universo classico, che avrebbe dovuto molto pian piano abbandonare, diciamo, e soppiantare l'universo classico, però diciamo che l'universo classico ha sempre avuto maggiore appeal e inoltre ha portato è stato anche molto modernizzato, quindi l'universo Ultimate è diventato quasi inutile, ecco perché diciamo che verrà chiuso, comunque verrà a fondersi con l'universo per appunto classico, fusione che effettivamente è già stata in alcuni, diciamo, volumi. In ogni caso, la storia di questo uomo ragno è particolare in quanto Peter Parker muore abbastanza giovane. Lui ha i poteri già a 15-16 anni, e in questo universo ha come prima fidanzata ovviamente Mary Jane, in un secondo momento Gwen Stacy, e anche è presente Kitty Pryde degli X-Men. Quindi in questi volumi sono molto divertenti proprio perché abbiamo più personaggi di altre serie che vengono messi all'interno, tra i quali gli Avengers, o comunque anche gli X-Men, i Fantastici 4, e addirittura la Torcia Umana e l'Uomo Ghiaccio andranno a vivere nella casa di Spider-Man. Quindi decisamente abbiamo molte differenze rispetto all'originale, anche se le ambientazioni e i disegni, diciamo, sono spettacolari, così come la sceneggiatura, secondo me. Merito della coppia Bendis-Bagley, più altri, diciamo, disegnatori comunque cambiano nel corso della lunga serie, che è di tipo 10 anni, fino alla morte di Peter. Dopo la morte di Peter abbiamo un nuovo Spider-Man, un Spider-Man di colore che non mi ha per niente convinto. In ogni caso, a un certo punto Peter torna, non spiegandosi il perché di questo ritorno, e cercherà di spiegarselo abbandonando momentaneamente, o almeno così credo io, la maschera di Spider-Man, che quindi ricade, e tutte le responsabilità quindi ricadono su questo nuovo Spider-Man. Le storie e le impiezioni, diciamo le idee, sono più o meno sempre le stesse, con alcune ovviamente diversificazioni. Questa è una serie che sicuramente, diciamo, ho amato, e che mi ha convinto per appunto soltanto nella prima parte. Altra serie, diciamo, parallela a quella dell'universo classico, almeno credo, per non dire, diciamo, una puttanata, è sicuramente quella di Amazing Spider-Man, che ha ispirato evidentemente i film che sono usciti. Conosciamo tutti i primi due film, il primo mi ha convinto ben poco, il secondo, diciamo, molto di più. Emma Stone è perfetta in ruolo di questi, e poi è bellissima. E per quanto riguarda Peter, in un primo momento non mi aveva convinto, in un secondo invece assolutamente sì. In ogni caso ci sono parecchi dubbi riguardanti il futuro. La Sony, che è proprietà dei diritti, sta cercando di creare più film possibili, e inoltre non sta permettendo alla Marvel di introdurre il personaggio di Spider-Man negli Avengers. Comunque ci sta lavorando e si vedrà. Cosa sappiamo? Sappiamo che nel 2016 dovrebbe uscire un film sui Sinistri 6, che sono i 6, diciamo, avversari che saranno affrontati nel terzo capitolo, o almeno così dovrebbe essere, terzo capitolo che è stato rimandato nel 2018. Nel 2017 abbiamo degli spin-off, uno dovrebbe riguardare o Venom o Carnage, o probabilmente due, uno su Venom e uno su Carnage, anche se, diciamo, non sono molto convinto su questo. E un altro dovrebbe riguardare invece un personaggio femminile, che potrebbe essere Spider-Girl, o comunque, diciamo, Spider-Girl, Spider-Woman, come vogliamo chiamarla, che peraltro è presente nell'universo Ultimate, insieme agli altri cloni di Peter, e quindi potrebbe essere ripresa quella storia, non lo so, o anche, e spero, un film sulla Gatta Nera, che è sempre stato un personaggio che mi ha interessato, per ovvi motivi estetici.
E di che parlare, insomma, questo è quanto sappiamo. Ci sarà sicuramente un Ultimate Spider-Man 4, se ne sta discutendo. Per quanto riguarda il protagonista, ecco, non si sa bene né se Emma Stone tornerà. Invece per quanto riguarda Andrew Garfield, sicuramente avrà un ruolo in un film e in uno spin-off, magari come cameo in uno spin-off. Che dire, questo per quanto riguarda, diciamo, The Amazing Spider-Man. Ho cercato di dare una sorta di ordine, ecco, alle cose. Altra cosa di cui vorrei parlare è Deadpool. Tutti conoscono Deadpool, è stato portato al cinema in una versione abbastanza strana e esagerata, secondo me, in uno degli ultimi film dedicati a Wolverine. Si è parlato e ritornerà sicuramente in un film molto più fedele, diciamo, all'originale, all'originale fumettistico, in cui il personaggio abbassa un po' il volume. Deadpool quindi dovrebbe ritornare in una versione molto più originale e quindi che accontenterà i fan, di cui anch'io sono sicuramente un fan. La sua caratteristica maggiore è quella di essere, innanzitutto, di avere tutte le caratteristiche ampliate di Wolverine e di essere un chiacchierone. Inoltre la sua pelle è contaminata da una specie di tumore che lo rende praticamente immortale, tumore che viene guarito allo stesso tempo, diciamo, dalla sua abilità di rigenerarsi. E questo sarà visibile per, appunto, nel personaggio, che è sempre mascherato per un motivo. Tutti questi dati non sono stati riportati in maniera esatta nel film precedente, ecco perché verrà abbandonato. E altra caratteristica per, l'appunto, di Deadpool è la sua capacità di abbattere la quarta parete e quindi di sapere di essere all'interno di un fumetto, e quindi saprà di essere all'interno di un film e criticherà addirittura il film precedente. Quindi secondo me questo sarà uno degli eventi, perché Deadpool è, secondo me, uno dei migliori della, diciamo, della scuderia Marvel. Marvel è sempre preferito, diciamo, alla DC. News in generale sulla Marvel, direi che l'universo Marvel sta cercando di abbandonare pian piano i fumetti, facendo maggiore ordine, e di puntare tutto sul cinema, perché, beh, cosa è evidente, arrivano molti più soldi dal cinema anziché dai fumetti. Quindi proprio per questo abbiamo una sorta di cinematizzazione dei fumetti, ecco perché stiamo vedendo praticamente ogni anno un film ispirato a uno dei personaggi dei fumetti, il che è un bene, perché, insomma, a chi non piace. Però direi che i fumetti hanno sempre qualcosa di particolare, bisognerebbe comunque cercare di trovarne, ma pure online, non dico di comprarli. Io sono il primo che non li compro, perché uno sono senza un soldo e due sono difficili da trovare. In ogni caso, quindi, vi lascio in descrizione, non ricordo se l'ho detto prima, dove ho preso Ultimate Spider-Man. E che dire, mi sa di aver detto tutto quello che volevo dire. Sì, direi di sì. Il video comunque l'ho fatto dare un po' meno rispetto all'altro, ho cercato di renderlo un po' più, diciamo, movimentato con un po' di canzoni. Adesso vediamo se si sente la mia voce, si sente la canzone. E in ogni caso, niente, direi che come secondo video può bastare. Spero che qualcuno lo veda. Spero di sì. Spero di essere stato più divertente del solito. E niente, ci riciamo, gente. No, non mi piace questa chiusura. Ciao a tutti.